e parla di una realtà imperium che ha che potremmo tradurre così: il potere dal punto di vista della sua potere a Roma, nella millenaria, più che millenaria storia di Roma, nella sua origine, nel suo articolarsi, nel suo legittimarsi. E non è un libro facilissimo, perché dà per scontato un po' di conoscenze, vi è una grande, ovvia anche familiarità con le fonti antiche che vengono fatte parlare. E emerge una traiettoria, una storia di un modo di intendere il potere, non solo di lunghissima durata, ma un modo di intendere il potere che è passato attraverso almeno un paio di gigantesche rivoluzioni, trasformazioni, conservando... Mi perdoni. Ma se l'ha capito lo stesso. Conservando alcuni tratti fondamentali, almeno due grandissime rivoluzioni, quella di Augusto e quella di Paolo, ecco, e poi di Costantino, insomma, modificando la propria struttura e al tempo stesso conservando alcune caratteristiche fondamentali che vengono trasmesse anche qui attraverso una analogia trasformativa alla Chiesa cristiano-cattolica. Quali sono queste caratteristiche? Ecco. A partire dall'età arcaica, per capire imperium bisogna capire che c'è l'idea di una energia che dà forma all'esistenza umana. Cioè, non si vive a caso e non si vive soltanto per sopravvivere, ma si vive in virtù di un destino che viene reso consapevole e viene reso efficace da una élite di potere. Dunque, forma e legittimità della vita in comune. Questo è il potere, la forma e la legittimità della vita in comune. Chi si incarica di ciò? Il ceto senatorio, gli aristocratici, all'inizio, come incipit, attraverso quali categorie? Perché dice imperium non basta a se stesso. Questo potere inteso come forma e legittimità della vita in comune non è un semplice comando fondato sulla forza. No, perché ci sia imperium, viene fuori benissimo dal libro di Giovanni Brizzi, si deve pensare a un'elite composita di clan, di famiglie nobiliari, che hanno una pattuizione reciproca fra pari, che istituiscono un rapporto privilegiato con gli dèi, gli auspicia, e che hanno un rapporto col popolo, con la plebe, con i non aristocratici. Il rapporto, come tutti sappiamo, non semplice, che passa attraverso il conflitto, e non di meno un rapporto, cioè non si può, l'uno non può fare a meno dell'altro. L'insieme di questi patti che coinvolgono qualche cosa che potremmo definire trascendenza, che potremmo definire popolo, che potremmo definire clan aristocratici, viene definito in Roma, ecco, attraverso una concettualità. Ci sono delle nozioni senza le quali non si capisce, non c'è imperium.
fides, virtus, munus, ius, e poi il concetto delle due patrie, per cui ciascuno dei grandi aristocratici è padrone della propria famiglia, di quello che in Grecia si chiama oikos, ma è anche, e dunque quella è la sua prima patria, ma è anche cittadino della seconda patria, che è Roma, e verso la quale l'aristocratico è sicuramente ha sicuramente l'idea di essere in diritto di comandare, ma anche di essere in dovere di comandare, cioè ha un munus, una responsabilità verso la città. E poi è dentro questo concetto di fides, che è praticamente intraducibile, ma che insomma vuol dire la sfera di protezione e di amicizia e di lealtà che coinvolge i membri delle aristocrazie locali e gli altri membri delle aristocrazie italiche, non a caso rispetto ai quali esiste un certo modo di fare la guerra diverso dal modo di fare la guerra che c'è verso altre realtà meno affini. Questa idea del rapporto fra le élite di comando è un'idea di lunghissimo periodo. Brizzi qui dice una cosa molto importante: non soltanto Roma è tenuta insieme da questa serie di patti, uno dei quali è appunto il patto orizzontale fra gli uguali aristocratici, ma lo stesso impero, quella realtà sterminata lunga 4.800 chilometri, quella realtà lì stava insieme perché le élite locali si parlavano ed erano in rapporto fra di loro attraverso il Senato. E questo è il modo attraverso il quale un corpo immane, con risorse tecniche in fondo limitate, è stato governato da forme di potere cangianti nei secoli e tuttavia che soltanto alla fine, quando è intervenuta una certa cosa di cui poi diremo, soltanto alla fine crolla perché l'impero si divide, essendo venuto meno tutto quel discorso legittimante sul potere, perché sul potere dopo si dice una cosa diversa, si divide kata etne, per nazione, perché non si parlano più le élite, non stanno più insieme nel Senato di Roma. Ius, infine, ius, cioè è la forma dentro la quale si dà l'imperium, cioè l'imperium è un potere legittimato da tutte le parti, è un potere relazionale, che non vuol dire per niente un potere soft, ma è un potere relazionale che ha come origine e come obiettivo far vivere gli uomini secondo le regole, far vivere gli uomini secondo le regole da parte di soggetti politici elitari, i quali stessi vivono secondo le regole, secondo certe regole che magari sono diverse da quelle che applicano, però tra di loro vivono secondo certe regole. E infatti uno dei grandi eroi di Giovanni Brizzi, cioè Silla, deve la sua durezza. C'è un bel rapporto, poi sto zitto, un bel rapporto fra Silla e Cesare. Cesare fa parte della rivoluzione. Silla è durissimo, uno sterminatore, ed è portatore della, come tutti sappiamo, della Felicitas, sulla Felix, no? Che vuol dire che ha dei meriti suoi propri, ha una virtus tale per cui si merita la benevolenza del destino e degli dèi.
ed è cattivissimo, agisce contro i suoi nemici spietatamente. Al contrario di Cesare, che era cattivissimo anche lui, però è passato alla storia perché è riuscito a praticare e a far credere di essere portatore della clemenza. No? E fa notare Giovanni Brizzi, dice, occhio, Stilla era il restauratore dell'antica parità fra i clan senatoriali. Lì c'era la parità sotto la legge. Chi infrangeva la legge, doveva pagare. Nessuno poteva dire ti perdono. Perché l'idea era siamo tutti uguali fra di noi, ci sono delle regole che ci tengono insieme, chi sbaglia paga. Grande restauratore, no? Grande restauratore. Vediamo se riusciamo a restaurare il mos maiorum, se riusciamo a restaurare il potere dell'aristocrazia. Il primo modo per restaurarlo è far sì che non ci sia qualcuno di superiore agli altri. Torniamo alla parità fra di noi. Cesare, che era un super aristocratico per nascita, ma che era un rivoluzionario per professione, invece non crede più a tutto ciò. Crede che tutto ciò sia stato vero in passato, che adesso sia irrimediabilmente perduto, per cui non ha alcun interesse a mettere insieme alla pari gli aristocratici, a restaurare la durezza ma anche la oggettività della legge. No, no. Lui uccide i nemici quando ce n'è bisogno e quando non ce n'è bisogno di ucciderli, li perdona. Che, dice Brizzi, perdona di un padrone su un servo. Che è una bella annotazione, cioè è cambiato tutto. Si sta adoperando gli stessi concetti, cioè imperium e quello che vi è di collegato, è cambiato qualche cosa. Non a caso Cesare non è Felix, non fa appello alla felicitas, cioè alla protezione ben meritata degli dèi, fa appello alla fortuna. No? Dice, stai attento, no? Non correre, tu porti Cesare e la sua fortuna. Che vuol dire che la sua posizione è eccezionale, è al di là del merito, è un evento straordinario e questo è un bel cambiamento sotto il profilo della legittimazione. Ma adesso taccio perché dopo aver inquadrato in questo modo il concetto di imperium, per come l'ho capito leggendo il libro, sentiamo del professor Britti quanto mi dà. Oh beh, no, non posso che promuoverti magna cum laude, ma allora dov'è che nasce tutto? Perché tu hai detto ius, prima ancora ci sono i iura, che nascono dal fatto che la letteratura latina è nata molto dopo questo periodo e si riferisce a un periodo precedente, cioè non hanno un altro termine per definirli. Iura viene fuori in bocca a un personaggio di grandissimo livello, un personaggio di grandissimo livello anche per la sua sacertà, che è Marco Furio Camillo. Marco Furio Camillo, in un episodio famosissimo, che è l'episodio del maestro di Faleri, dice... A un certo punto il maestro di Faleri gli porta i bambini della città assediata, dei notabili, notiamo bene, perché se gli portasse i figli del popolo probabilmente la cosa non avrebbe peso. L'episodio è probabilmente inventato, non importa che sia inventato, importa che venga riferito a questo tempo, quindi siamo molto indietro, molto in alto nella storia di Roma. Camillo è il vincitore di Veio e glieli consegna pensando che possa essere operato quello che è un vero e proprio ricatto nei confronti dei notabili della città. E lui dice una cosa,
Lui dice, lo rimanda in città con le mani legate dietro la schiena, con i bambini che lo spingono a bastonate, poi ovviamente è chiaro che i genitori faranno i conti con lui. Lui dice, vedi, dice, suntet belli sicut pacis iura, cioè non c'è ancora uno ius belli, ci sono dei iura che io ho interpretato come delle consuetudini che però fanno norma, che però sono la forma della legge, cioè ci sono delle cose, nobis, quae pacto fit humano, noi cum fallicis societas non est, noi non abbiamo alcuna forma di comunanza con i fallici di quelle che nascono da un patto umano, quae natura est eritque, cioè è la concezione dello ius naturale prima di Cicerone e naturalmente molto prima della concezione inglese del XVII-XVIII secolo, cioè lui che cosa dice Camillo semplicemente? Ci sono delle cose che non si fanno per il fatto di essere uomini. Ecco, allora qual è la base di questo rapporto? La base di questo rapporto è Fides. Fides io l'ho tradotto tante volte come il rispetto delle regole, che possono essere regole non scritte, e che governano principalmente la guerra. Principalmente la guerra, perché è il momento in cui tutte le guerre, tutte le regole, tutte le convenzioni saltano per aria. Quindi l'imperium, che è il potere in guerra, che è essenzialmente il potere in guerra, deve per forza rispondere alla Fides. Cioè, ma non soltanto, attenzione, cominciare la guerra, cioè non c'è soltanto il bellum iustum, c'è anche il iustum prelium. Cicerone lo dice molto chiaro, Cicerone dice Fides adversus hostes servanda non solum in incipiendo sed ingerendo et deponendo bello, cioè il rispetto della Fides è una sorta di regola che bypassa l'interruzione che va invece attribuita al nemico, cioè Roma deve conservarlo. Poi naturalmente ci sono i 10 comandamenti e c'è chi ruba i portafogli in autobus o chi si giace con la moglie del fratello, scusate la battuta, cioè ma la regola, i 10 comandamenti dicono che questo non si fa, cioè non dico che i romani non abbiano mai violato la loro stessa regola, ma hanno questa regola che è in Cicerone, ma è anche molto prima. Il gesto di Muccio Scevola è una violazione della Fides, cioè la mano che brucia sul fuoco è la destra, cioè è la mano del patto, è la mano dell'intesa, è la mano che voi bruciate perché un comandante dell'esercito romano è penetrato nel campo degli Etruschi travestito per ammazzare il comandante dell'esercito nemico, e questo non si fa. Ecco, allora all'interno del mondo romano delle origini, io ho detto all'inizio del libro, nasce uno ius gentium che non è il diritto dei popoli, non è quello che noi chiamiamo il diritto dei popoli. Prima del diritto dei popoli c'è uno ius delle gentes, cioè c'è una sorta, faremo meglio dire iura, come dice Marco Furio Camillo, ci sono delle consuetudini che sono maturate in un'epoca in cui la storia non esiste, in cui la storia non è ancora scritta, in cui non c'è, ma che obbligano me aristocratico nei confronti di te aristocratico di un'altra realtà, e questo addirittura prima che nascano le città. Al punto che quando poi le città nascono consolidando, diciamo così, delle intese, le intese tra le varie gentes scavalcano i livelli delle città stesse. Abbiamo decine di casi in cui un uomo di una certa
di una certa città, specificamente Roma, fa dialoga addirittura al di là del rapporto di pace o di guerra con gli aristocratici di un'altra città, anche in danno quasi sempre a vantaggio di Roma. Diciamo le cose, Roma ha saputo cooptare questo modello, cioè ha saputo creare, c'è un caso clamoroso che io cito sempre, ma serve a far capire. Battaglia di Sentino, battaglia delle nazioni della storia antica, come è stata definita, forse lo scontro più importante nella storia della Repubblica. Roma di fronte a una coalizione potentissima, perché i Sanniti hanno coagulato i Sabini, i Galli Senoni, gli Umbri e cinque potentissime città etrusche, la leader delle quali è Perugia. Cosa succede? Succede che l'anno prima della battaglia di Sentino, console a Roma, siamo nel 296 avanti Cristo, console a Roma è Lucio Volumnio Flamma Violens. I Volumni hanno il loro ipogeo a Perugia. Cioè la città, diciamo così, leader delle città etrusche, si tira fuori della coalizione e attira con sé, io ho studiato la battaglia di Sentino, attrae con sé le cinque città etrusche, gli Umbri e i Sabini. A un certo punto Livio dirà, parlando della battaglia di Sentino, si ad fuissent Etrusci et Umbri, periodo ipotetico del terzo tipo, ovvero Ivano, ecco, io ancora mi ricordo il latino, se ci fossero stati, ma non ci sono, perché si sono ritirati dal campo di battaglia, quocunque se inclinassent, dovunque si fossero schierati, accipienda clades fuerit. Adesso io vi ho dato un esempio di un certo tipo, ma questo poi produce che cosa? La cittadinanza a due livelli. La civitas sine suffragio, che è esattamente la cittadinanza a due livelli di cui parla poi Cicerone, parla Cicerone in un dialogo celebre con Attico, dice ci sono due città, due cittadinanze, una cittadinanza del cuore e una cittadinanza del diritto, che caritate prestare debet, che dobbiamo amare ancora di più, avere ancora più cara, dice sì. Tuscolo, Arpino, le città di cui siamo originari, ma la cittadinanza che conta è la cittadinanza romana, dice questa. Ma ecco, immaginiamo che cos'è la civitas sine suffragio. Si è detto per decenni che è un privilegio o che è una punizione. È una punizione perché ci sono solo i doveri, i municipia, a un certo punto ci sono i muni a capere, dobbiamo prenderci sulle spalle i doveri di questa realtà. Si è detto è comunque un premio perché bene o male sei cittadino romano. No, è uno straordinario strumento di controllo, cioè il pescivendolo di Cerveteri, di Cere, che è una delle prime civitate sine suffragio. Lui di civitas sine suffragio non sa assolutamente niente. Lui la mattina porta la cesta col pesce dentro e il suo laucme, il suo lucumone, diremmo noi oggi traducendo il laucme etrusco, è il figlio del laucme di suo padre e il padre del laucme di suo figlio. Sono quelle 30, 40, 50 gentes che governano la sua città. La civitas sine suffragio però prevede tre cose. La prima delle cose che riprende un antichissimo rituale gentilizio che è all'inizio un sacrum, non è ancora un diritto, è precedente al diritto, cioè lo ius connubi, il connubium, come un grande storico belga ha detto,
connubium et civitas sont deux réalités qui se croisent aux origines, che si intersecano, ma qui ne se recouvrent pas. Tu puoi avere il connubium con qualcuno che non è tuo concittadino e viceversa. Pensate alla differenza che esiste ai confini nord dell'India britannica. Io posso essere il figlio di un bramino all'interno dello Stato governato dagli inglesi o nei reami indiani indipendenti. Questo è esattamente il connubium, però non ho la civitas. Sono parte di due realtà politiche diverse. Questo c'è anche in questo tipo di Italia. Allora, connubium che diventa ius connubi, perché da un certo momento in poi è Roma che lo distribuisce. Quindi posso sposare una romana con pari diritto. I miei figli avranno pari diritto. Una delle prime lotte per la parificazione riguarda questo. Il divieto di connubium salta 2 anni dopo che i decemviri lo hanno stabilito, perché è troppo utile al governo degli aristocratici su un mondo allargato. Lo ius commerci, cioè questo sì è veramente un diritto, uno snodo: io posso arrivare a Roma e incamerare la dote della sposa. E lo ius migrandi, nell'arco quinto quoque anno, cioè nell'arco di un censimento, io divento cittadino romano e poi ci pensa mio suocero, perché io non ho sposato la figlia di un poveretto, ho sposato la figlia di un Fabio, sono un Volumnio e ho sposato la figlia di un Fabio. Dopodiché i due consuoceri governano la politica delle rispettive città. Peccato che si finisca sempre per governarla a favore di Roma, perché è Roma che gestisce quasi tutti questi rapporti. Per cui ecco, è questa la realtà straordinaria. Le donne viaggiano dappertutto, ma viaggiano le donne. Qui viaggiano gli uomini. Decio viene dalla Campania ed è console a Roma e guida le legioni di Roma contro i campani suoi concittadini, e la cavalleria di Capua non scende in campo. Vogliamo dire che è una colossale, straordinaria massoneria, che è una massoneria al cui confronto la massoneria inglese è uno scherzo da ragazzi? Ecco, questa è la struttura. Come nasce? Ecco, qui io posso dirvi solo, secondo me, che si sviluppa nel momento in cui Roma, al di fuori di una... C'è la tradizione dell'asilum romuleo, c'è la tradizione dell'accoglienza di Roma e della capacità di Roma di investire coloro che vengono di fuori. È una tradizione che è onnipresente ed è presente fin dalle origini. Quando è, secondo me, in cui questo si verifica o si realizza? C'è una realtà: Roma caccia i re 60 anni prima che lo facciano le città etrusche, le altre città etrusche. Quando Camillo assedia Veio, l'ultimo re è il re di Veio e l'Etruria ha cominciato a cacciare i re anche lei, ma Roma li ha cacciati nel 509, secondo la tradizione. Cioè è in questo momento che la grande aristocrazia romana compie quel passo, forse, non lo so, non lo posso sapere, è una mia idea, che la porta a controllare poi le aristocrazie di una certa Italia, cioè dell'Italia che io ho definito tirrenica. Poi ci sono due Italie, la seconda sarà molto più dura da integrare, l'Italia delle transumanze, l'Italia dei grandi tratturi, l'Italia delle montagne che dilaga verso le pianure. Ma ecco, questa è la realtà. E naturalmente per stabilire questi rapporti tra le varie aristocrazie, la Fides è un'arra, vorrei dire, assolutamente importante, cioè questi iura che esistono portano poi al sorgere di regole scritte, portano, per me questa realtà è addirittura anteriore al rituale dei feziali. Il rituale dei feziali prevede dei testi scritti.
Qui basta la stretta della mano destra, e la stretta della mano destra è presente nel mondo indoeuropeo, addirittura nel mondo norreno, con il mito del lupo Fenrir e di Tyr, le Dieu Manchot, il dio mancino di cui parla Dumézil. Quindi sembra essere estremamente antica. Ecco, è il punto di partenza di integrazione delle classi dirigenti, che poi dura nei secoli. Ecco. Perché appunto, per non lasciare il nostro pubblico all'oscuro dello sviluppo, perché questa è l'origine, la parola che è arrivata adesso, l'integrazione. L'integrazione, spiega Brizzi nel libro, che passa attraverso l'imperium, cioè il dare una forma politica, certo, prima di tutto attraverso la capacità militare, perché era il modo normale di affermare la propria potenza, ma insomma la capacità di integrare resta come obiettivo, cioè Roma integra, come? Adoperando gli apparati concettuali che abbiamo detto, ma questi apparati concettuali cambiano soggetto. Lentamente c'è la soggettivizzazione dell'imperium, che comincia, cioè non comincia, ma insomma di cui una figura fondamentale sono gli Scipioni, cioè Scipione, il vincitore di Annibale, cioè l'idea che c'è un aristocratico con grandissima capacità militare, con grandissima capacità di ottenere consenso dal popolo e dal popolo in armi, finché le due cose coincidono, e di costruirsi quella che noi chiameremmo una capacità egemonica attraverso intellettuali, in questo caso Polibio, e insomma l'idea è che la virtus deve marcia di fatto sulle gambe di qualcuno, sempre più chiaramente sulle gambe di qualcuno, cioè i rapporti dentro la grande, chiamiamola massoneria, diciamo, questo sistema di relazioni che è l'aristocrazia romana, diventano rapporti difficilissimi, perché tra questi pari c'è la smania di prevalere poi, e quindi questo equilibrio si spezza e cambia il modo attraverso il quale Roma torna a far la pace con se stessa, la pace con gli dèi, dopo aver fatto un bel po' di decenni di guerre civili nel primo secolo avanti Cristo, e il modo attraverso il quale Roma torna a produrre imperium. Come? Prima col tentativo di Cesare, che è un tentativo, da quel che si legge nel libro di Brizzi, estremistico, cioè qui c'è un personaggio che va decisamente verso la divinizzazione, cosa che non è nelle corde perfette della civiltà romana. E poi con Augusto, che invece fa una operazione sofisticatissima, cioè restaura le istituzioni, sposta sostanzialmente l'auctoritas che stava nel Senato, se la prende su se stesso, diventa l'Augusto, appunto, non è Dio in terra, ma è Divi Filius, è figlio del Divo Cesare, del Divo Giulio Cesare, e restituisce pace, naturalmente attraverso le vittorie militari, ma attraverso quella che noi chiameremo oggi narrazione, alla quale contribuiscono alcuni importantissimi intellettuali. Una narrazione che è nuova, cioè ha come fulcro l'idea che, è quarta bucolica, che l'antico si ripresenta attraverso
la virtù sua, di una persona, Augusto, che è capace di rimettere il mondo a posto. No? Iam reditet virgo redium Saturnia regne, magnus ab integro seclorum nascitur ordo, cioè si riforma l'ordine che era stato infranto. Ci sono nuovi auspicia, nuovi patti fra Roma e gli dèi, che sono i vecchi patti restaurati. Il tempo viene scandito in modo nuovo, c'è il dies natalis, si comincia a contare dal giorno natale di Augusto, ed è insomma un evangelion, è un annuncio, un buon annuncio universale. La pace è ritornata. Qui Brizzi segue le orme di Mazzarino e ci fa notare che, quasi in perfetta concomitanza, si forma in Palestina un altro evangelion altrettanto universalistico, quello di Paolo, che supera l'universalismo teocratico del popolo ebraico, cioè l'idea che c'è un ordine universale attingibile grazie a un patto diretto fra Dio e un popolo, e chi vuole farne parte si deve convertire anche fisicamente attraverso la circoncisione. Poi l'idea che c'è un altro universalismo, quello di Roma, che è quello del diritto, della pace di Augusto, che è quello del tempo rinnovato, quello che tiene insieme il mondo, insomma. Ecco. E si inventa un terzo universalismo, quello cristiano. Si inventa un terzo universalismo con caratteristiche, ecco, dopo un tentativo di dialogo, con caratteristiche antigiudaiche, cioè di separazione rispetto al giudaismo, dopo un tentativo di dialogo, e una adesione strutturale, questo è importante, all'universalismo romano, attraverso quello che, giustamente, Brizzi, ma insomma, la letteratura filosofica da un bel po' di tempo riconosce come uno dei testi più importanti della storia dell'Occidente, cioè la lettera ai Romani, dove, capitolo 13, è la lettera di Paolo ai Romani, dove c'è la famosa espressione non est enim potestas nisi a Deo, che vuol dire un bel mucchio di cose, ma sicuramente vuol dire che a questo mondo ci deve essere ordine politico. Questo ordine politico ci deve essere per volontà di Dio. Non si dice come deve funzionare questo ordine politico, ma si capisce che dicendo così si proietta la legittimità dell'ordine fuori dell'ordine. E questo è il punto fondamentale. Cioè, mentre imperium voleva dire capacità di comando e di mettere in forma una comunità sempre più larga, cioè di integrare dentro una forma giuridica una comunità sempre più larga, grazie a una serie di concettualizzazioni certamente astratte, ma che si riferiscono a modi di comportamenti umani, fides, virtus, munus. Adesso abbiamo quella che sembra una delega in bianco al potere. C'è potere perché Dio vuole che ci sia potere, ma al tempo stesso abbiamo una leva di potenza inaudita per criticare il potere, perché si dice sostanzialmente che il potere è potere, ma l'auctoritas è Dio.
e l'auctoritas pesa molto di più della potestas. Non a caso, questo nel libro di Brizzi non c'è, ma è una cosa su cui ho studiato un mucchio di anni fa, non a caso, appena caduto, come si dice, l'impero romano d'Occidente, cioè restituite le insegne dell'impero d'Occidente a Oriente, 20 anni dopo il pontefice Gelasio I scrive all'imperatore, a questo punto solo d'Oriente, Anastasio, quella famosissima letterina in cui dice «Duo sunt quibus mundus sic regitur, auctoritas sacra pontificum et regalis potestas». No? Ci sono due soggetti che reggono questo mondo e sono diversi. Cioè, Augusto aveva anche la potestas, aveva l'auctoritas, aveva la potestas, li metteva insieme e faceva l'imperium. Invece, in un mondo, in un impero cristianizzato da Costantino, sulla base dell'intuizione genialissima di Paolo, abbiamo una separazione in linea di principio. L'auctoritas, che per evitare storie la prendiamo noi, i vescovi di Roma, auctoritas sacra pontificum et regalis potestas, le due spade, però una delle due si chiama auctoritas e l'altra si chiama potestas. Per cui si capisce che stiamo dentro la stessa civiltà, sì, certo, certo, però è avvenuto un cambiamento grandioso che pone fine a un tentativo bellissimo, descritto in modo direi appassionato da Brizzi, il tentativo di non arrivare lì, cioè di continuare a gestire l'impero di Roma con il modo tradizionale di pensare all'imperium, solo che il modo tradizionale di pensare all'imperium vuole che ci sia un Augusto funzionante e una nobiltà romana che ha voglia di fare politica, la guerra, che ha voglia di impegnarsi nella cosa pubblica, una nobiltà romana, ma anche provinciale, quel che volete, qualcuno che si impegna. E come Brizzi spiega, tutto ciò declina, declina, cioè alla fine a comandare le legioni non ci vanno più i rampolli della nobiltà romana, ci vanno prima gli equestri e poi ci vanno i centurioni primipili, bravi, cioè professionisti, ma insomma come mandarci un capitano bravissimo, per meriti. Questi qui, quella che viene chiamata la grande l'anarchia militare del terzo secolo, no? Con quelle file di imperatori che durano 6 mesi l'uno, questi qui sono dei poeretti che hanno imparato, cioè sanno che cosa vogliono. Vogliono che Roma continui a essere Roma. E non hanno più il ceto politico, non hanno più il ceto politico che faceva il mestiere della politica, non hanno più l'imperatore funzionante e resta soltanto la virtus militare. E la virtus militare lo spendono, la loro virtus militare, per tenere insieme un impero, solo che la virtus militare vuol dire la capacità di comando di un bel po' di centri militari di potere, da cui continue proclamazioni di imperatori, ma insomma l'idea è si deve continuare tenacemente a far sì che esista un Augusto optimus, cioè per merito, il migliore che viene poi, in quanto migliore, aiutato dagli dèi. Si deve continuare con la concettualità della tradizione. Chi sono i nostri nemici? I barbari, ovviamente, questi disgraziati che hanno anche fatto una coniurazio, si sono messi d'accordo fra di loro, ci attaccano da tutte le parti. E poi i cristiani, questi sono imperatori che fanno davvero le persecuzioni. Alcuni di loro. Perché? Perché i cristiani con la loro soggettivizzazione
del modo di esistere tolgono una importante capacità di, appunto, interdipendenza, di interrelazione della compagine sociopolitica. Certo, possono benissimo, come erano, possono benissimo essere devotissimi all'imperatore, però questi soldati imperatori, imperatori soldati, capiscono che non c'è più, come dire, l'idea fondante, cioè dell'uomo in armi che è parte di un corpo. Ecco, questi abitano due città. Questo lo dice, mi sembra, Tertulliano. Cioè, noi in ogni città ci sono due città, solo che non nel senso di Cicerone, nel senso che una è qui e l'altra è in cielo, e questo non funziona. E soprattutto i cristiani sono naturalmente portati all'idea, che poi verrà enfatizzata e sistematizzata da Eusebio di Cesarea, il teologo di corte di Costantino, cioè del rapporto di analogia strettissima fra un unico Dio in cielo e un unico imperatore in terra, con l'idea che c'è una somiglianza anche ontologica, cioè più che il concetto di imperatore scelto in quanto ottimo, c'è l'idea dell'imperatore che ha una origine divina perché è figlio di un altro imperatore, la dinastia. E questo ai poveri imperatori soldati del III secolo non piace per niente. La cosa si chiude con un tentativo di restaurazione che giustamente viene assimilato a quello di Silla, cioè Diocleziano, come tutti i tentativi di restaurazione con le cattive non funziona, e poi c'è la grande rivoluzione, Costantino, dove l'imperium diventa una cosa che noi capiamo benissimo. Dio, imperatore, la Chiesa benedice le legioni, poi di lì a 50 anni la Chiesa comincerà a dire: là c'è un mucchio di eretici, dovresti fare il favore di sterminarli, lì ci sono dei pagani, dovresti chiudergli i templi. Ed è la storia nostra.